Promuovere il turismo accessibile nella zona del lago. Va in questa direzione il fondo da 250.000 euro Trasimeno per tutti, che punta ad aumentare l'attrattività di una delle mete più amate dai visitatori anche grazie all'inclusione. Seguiamo il nostro inviato Antonello Brughini. Per un Trasimeno per tutti, perché tutti possano godere delle bellezze paesaggistiche di questa parte dell'Umbria. A Castiglione del Lago, i corsi di formazione sull'ospitalità accessibile. Se pensiamo ad esempio agli over 65, chi ha più di 65 anni ha sicuramente un paio di occhiali, ha problemi, magari è ipoudente, ha difficoltà a camminare o deve seguire una dieta. Ecco, dare attenzione alle esigenze di accessibilità e non alla motivazione che lo determina ci aiuta a capire che mettere in campo un'ospitalità accessibile per rispondere alle esigenze più complesse significa dare maggior qualità e una migliore offerta turistica a tutti. 250.000 euro per il cosiddetto turismo accessibile, un progetto della Regione dell'Umbria in collaborazione con Svilupp Umbria, ANCI e Felcos Umbria. Ha consentito di acquisire 1.200.000 euro per poter portare avanti un progetto che valorizzi l'accessibilità dei territori. Bisognava individuare un territorio, l'Umbria, in base alle caratteristiche e alle richieste del bando, ha selezionato il Trasimeno, che tra l'altro ha flussi nazionali e internazionali assolutamente importantissimi per la nostra regione. Insomma, un sistema turistico decisamente più inclusivo, un altro passo in avanti. Oggi ci sono ancora tanti ostacoli. Sì, ce ne sono ancora tanti, le sfide ancora sono molte, però sicuramente quello che viviamo oggi, che percepiamo sia con questo progetto, ma non soltanto con questo, ma anche nella quotidianità, è l'attenzione e la volontà di superare e affrontare questi ostacoli. Le domande del bando scadranno il prossimo 30 novembre.